Noi non abbiamo ricevuto l'avviso di fissazione per l'udienza di stamani, quindi credo nell'interesse di tutti debba essere rilevata la problematica, altrimenti è una novità assoluta, il processo se la porta fino in fondo. Un vizio di forma nella notifica degli atti e così è stata una falsa partenza, quella dell'udienza preliminare relativa al caso Coingas Extra Multiservizi. Non c'era solo la nostra notifica che aveva delle irregolarità, ce n'erano anche altre due o tre, per cui ha dato mandato il giudice alla polizia giudiziaria di fare con urgenza le notifiche. Il GUP Claudio Lara ha preso atto della situazione, ha così fissato una nuova udienza per il 20 aprile e calendarizzato gli appuntamenti successivi per quella che già si preannuncia una lunga udienza preliminare. Sono 13 persone coinvolte in questa vicenda e quindi necessariamente i difensori devono poter dar sfogo alle proprie argomentazioni difensive. Coinvolti nella vicenda stimati professionisti e nomi di spicco della politica aretina, chiamati a comparire con accuse di diverso tipo, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, dall'ingiusto guadagno al favoreggiamento. Tra loro c'è anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l'assessore Alberto Merelli, il presidente di Extra Francesco Macri, quello di Arezzo Casa Lorenzo Roggi e l'amministratore di Coingas Franco Scortecci, unico presente questa mattina alla vela. Perché ha deciso di essere presente oggi? Perché sono stato convocato con un atto ufficiale, quindi mi sono presentato. Perché era importante però per lei esserci? Rispondo alla richiesta che ha fatto il magistrato di presentarmi, sono qui. Ecco, per ribadire anche la sua estraneità a tutto quello che è successo. Ci sarà un procedimento, vediamo. Nel corso delle prossime udienze alcuni degli indagati potrebbero richiedere anche riti alternativi, una strada che sarà percorsa dall'ex presidente di Coingas Sergio Staderini. Proprio nel suo PC poi sequestrato erano stati ritrovati i file audio scottanti da cui poi aveva preso le mosse l'inchiesta della procura. Farò quello dell'abbreviato, vabbè, qualcosa c'è, qualcosa no, non so se ho reso l'idea. Come c'è la possibilità su qualche reato che ne venga fuori completamente, perché c'è degli episodi contestati che non reggono a mio giudizio. Perché ha registrato tutto il suo assistito? Che non si fida. C'è gente che lo fa. Con il rinvio di oggi è infine slittata anche la costituzione delle parti civili. Attualmente né Coingas né il comune di Arezzo avanzeranno questa richiesta, decisioni che inevitabilmente avevano acceso un intenso dibattito cittadino e politico.